Cosa? No, dicevo che stasera viene a cena mia sorella. Ah, ok, va bene. Così la conosci. Ok. Andrea? Andrea? Ciao. Ciao. Sei la sorella di Andrea? Sì, piacere, Bianca. Ciao, sono Alice. Andrea è uscita. Tu sai per caso dov'è il contatore? Credo di là. Io non ci capisco niente di queste robe. Beh, io qua non lo vedo. No, infatti io non ci vengo mai qui, quindi preferisco andare al mare, almeno non ci sono sei gli insetti, la melma, le alghe, le cacchiglie, sul molo. Non parlare della vecchia cagazzina vicina, non so se forse lei... Forse è meglio chiamare Andrea. Io ho il cellulare di sopra, tu ce l'hai qui, possiamo chiamare col tuo? Sì, in macchina, lo vado a prendere. No, tranquilla, saliamo. Non vieni? Sì. Sta squillando, ma non risponde. Al solito. Segreteria telefonica. Ha riattaccato. Starà arrivando. Sì, non c'è motivo di preoccuparsi, tranquilla. Da quanto tempo state insieme? Non so. Ti hai già portato la casella? Ne porta tante? Ma dove può essere andato? Lui fa sempre così, esce e dice che va a prendere il gelato e poi chissà dove finisce. Forse dovresti cercarlo al lago. Forse dovremmo andarci insieme. Vado a prendere il gelato, che stasera viene mia sorella. Cosa?
No, dicevo che stasera viene a cena mia sorella. Ah, ok, va bene. Così la conosci. Ok. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo una coppetta. Cioè, scusi, una vaschetta. Ho visto che c'è un gusto nuovo, ricotta e pere. Ma come è fatto? Cioè, tipo un miscuglio? No, gelato alla ricotta con pere candite. Ma si sente di più la ricotta o le pere? Dipende se becchi la pera. Crema non l'avete? Allora qual è quello che si avvicina di più alla crema? Zuppa inglese. Zuppa inglese. Allora, zuppa inglese mi piace, però non mi ricordo mai cosa c'è dentro. Crema, cacao, pan di Spagna e savoiardo. Ok. Allora facciamo una vaschetta con i soliti. Bacio, nocciola, cioccolato e zuppa inglese. Massimo tre gusti. Ah. Massimo tre gusti. Allora facciamo bacio, nocciola e zuppa inglese. C'è la crema che è cioccolato. Però no, se poi questo savoiardo non mi piace. Effettivamente è un bel rischio. Beh, a me il rischio piace. Poi c'è pure questo ricotta e pere che volevo provare. E sarebbero ben due rischi, non uno. Vabbè dai, ti faccio quattro gusti. Oh, grazie. Beh, allora facciamo bacio, nocciola, ricotta e pere. Cazzo, però c'è pure l'amarena. Non si possono fare 5 gusti? No, già 4. Però in effetti bacio e nocciola sono troppo simili. Ok, dai, allora facciamo che mi togli la nocciola e metti il pistacchio. Quindi bacio, pistacchio, ricotta e pere e banana. Sì, dai, banana che un po' che non lo prendo. Sicuro? Sì, fai bacio, pistacchio, ricotta e... Anzi, scusami. Bacio, ricotta e pere, pistacchio e banana. A me non si mischiano. Si possono avere anche le cialde? Sì. E anche i tovaglioli, per favore. No, perché sai, sennò con la vaschetta mi cola, capito? Lo so, faccio il gelataio. Thank you.
ero solo venuta a riprendere una cosa. Andrea? 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 Cazzo, il gelato! Porco due ricotte e pere! Andrea, l'ho buttata in acqua? Eh? Quella che ti ha aggredito? Ma chi? Una tipa che diceva di essere tua sorella. Mia sorella? Sì, ero in casa, si è staccata la luce, sono scesa di sotto, ti stavo cercando. C'era lei lì. Dove l'hai buttata? L'ho buttata lì! Bianca! Andrea, ho preso il gelato! Bianco! Andrea! Sono qua! Spiegamelo di nuovo. Ancora? Non ho capito come hai fatto a cadere. Guarda, lasciamo stare. È un fratello che è un coglione. Vabbè, d'accordo. Ma cos'è successo quando ti ho svegliato? Mi ha detto che ti ha buttata in acqua. Ma perché? Ma che ne so. Mi ha detto che è andata via la luce. Poi ti ha beccata in casa, che fregavi in giro. E io ho cominciato a cercarti. Perché dovrebbe essersi inventata questa storia? Ah, ma sai, questa ragazza è una tipa un po' così, no? Ha questo lato un po' estroverso. Sì, come tutte le altre. Fatto sta che o questa si è inventata tutto, oppure qualcuno è entrato in casa. Thank you.
Qua non c'è. Come non c'è? Potrebbe essere stata Aurora. Cosa c'entra Aurora? Chi altro lo sapeva? Dobbiamo chiamare la polizia. No, aspetta. Cioè, non è che possiamo chiamare la polizia e poi non è successo niente. Ma non possiamo neanche aspettare che trovino la tua ex morta nel lago. Ho capito, ho capito. Fammi parlare con Alice e vediamo cosa è successo. Alice? 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 Alice! Alice? Alice! Alice! Darling was a